Raga, oggi Gesù è dalla mia parte, non so cosa succede. E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Yes baby, bentornati. Oggi ci ritroviamo qui in un nuovissimo episodio della Warcraft. Allora, inizialmente sarà un episodio abbastanza discorsivo perché sono successi dei fatti e succederanno dei fatti che ora vi spiegherò e poi costruirò. Allora, primo fatto, sono morto in live di Nico nel land per colpa di una laggata assurda e sono morto e quindi ho perso tutto. Però come vedete ho già rifatto tutto, c'è il piccone, è perfetto, l'ho già rifatto tutto quanto. Idem l'arco, nonostante l'altro fosse già nuovo, vabbè. Poi devo ringraziare Nabo perché mi ha potuto dare delle elitra, visto che lui aveva un botto di uova di drago, quindi lo ringrazio per questo. E mi ha dato anche un tridente che dopo andremo a provare insieme, spero di ricordarmi. Qui l'armatura, l'unica roba è Thorns, non riesco a trovarlo. Ho controllato dappertutto, nessuno lo ha, quindi mi sono messo a farmare prima. Ho fatto velocemente questa canna da pesca, a me sembra abbastanza buona, quindi GG. Allora, l'episodio di oggi, oltre al discorso che farò mentre costruirò, Madonna raga, i verbi qui stanno migliorando, l'italiano, perfetto, cavolo. Andiamo avanti. È vero, trigger rec. Ok, intanto ci sono Nip e Maruko online. Allora, guardate un po' cosa ho fatto, se noi andiamo giù per di Peter. Passaggio segreto, si può andare da tutti i quattro lati. Guardate un po' cosa ho fatto, adesso mi manca da mettere il cartello qui. L'avevo già messo il cartello. Quindi vediamo Maruko, il nabo di Tiendernico. Allora vabbè, questo comunque deve essere la metropolitana della Warcraft. Io ora non ho dei carte. No, non ho dei carte. Vabbè, se vanno alle case di tutti. Li ho fatti io, per questo ci ho messo tanto. Infatti vi chiedo scusa se martedì non è uscito l'episodio. Anzi, è esattamente martedì. Dovrebbe essere uscito esattamente 2 ore e mezza fa il video, perché adesso sono le 17 in punto di martedì. Però prima volevo assolutamente finire il tutto, quindi ho finito tutti quanti le cose verso le varie case, queste di GC, queste di Games Crash. Qui ce ne sono due perché Frank, che sarebbe questa a sinistra, questa a destra di Endernico, sono praticamente molto vicine. Quindi per non far casini ho preferito far diciamo così. Qua vabbè il Nabbo e qui Maruko, easy peasy. Qua dovrò far casa mia, ecco, non l'ho ancora fatto, prossimamente lo farò. Però raga, è da giorni che ci sto lavorando e ci ho messo veramente un botto, perché adesso magari vi mostro in Trigger 3 che, ok, è vero, magari posso sembrare cavolate, ma guardate questo. Adesso se, cioè, arriva fino lì in fondo, adesso non ho l'Optifine, adesso se magari carica i chunk. Ma guardate, ok, mostrato così magari, il carica i chunk ho detto. Ok, vabbè, non me li carica, però nel senso, mostrati così sembrano una cavolata, ma chunk per piacere, è veramente tanto. Ti prego, mostrameli i chunk. Vabbè, non, raga, non li carica i chunk, non so cosa abbia, ma guardate, semplicemente questo è soltanto l'inizio di quello di Frank e arriva lì dietro. E non gliel'ho fatto davanti al portale, perché ovviamente non era giusto, gliel'ho fatto molto più in fondo, quindi è abbastanza gigante come metropolitana. Ok, ora semplicemente in questo episodio abbellirò questo che è stato veramente. Ok, zero. Delle robe, uno dei progetti più grandi che abbia mai fatto in questo server. Perché è vero, magari così puoi dire, è vero, cioè, puoi dire che piccolo che è, fa schifo. È vero, no, no, fa schifo no. Però ci ho messo veramente tanto a farlo, voglio semplicemente dirvi questo. Allora, ho avuto un'idea malsana. Perché qui sotto è tutto scavato? Va bene. Allora, farò degli scalini sempre in questo materiale qui e poi ci ricoprirà tutto. Perché qui sotto è tutto scavato? Ah sì, raga, facendo tutto ciò intanto. Allora, solo per mostrarvi dei generali oggetti. E sta 21.000 di pietra, ok? Prima non era neanche a 4.000, solo perché avevo scavato più carbone che altro. 21.000 di pietra è tantissimo. Prima era la sandstone con 19.000, 21.000, cioè solo per farvi capire quanti blocchi ho spaccato nel giro di 3 giorni, perché fino a qualche giorno fa stavo ancora lavorando a un altro progetto che vedrete più avanti, perché io sto, è vero, ah ecco, quello che stavo dicendo, cioè, la Warcraft sta per finire, è quasi giunta al termine, cioè per le prime settimane di novembre dovrebbe esserci l'ultimo episodio, ecco, lo so, è una cosa abbastanza sad, cioè in realtà non abbiamo scelto ancora quando finirà, io spero sempre più tardi possibile perché se, ho visto che a voi piace e a me piace come serie. Mi piace portarla e spero anche a voi piaccia guardarla. Magari scrivetemi qualcosa nei commenti, tanto per sapere cosa ne pensate.
Stavo dicendo, sto cercando di finire tutto quanto perché alla fine gli lasceremo il download della mappa, figa. Potrete giocare anche voi alla Warcraft, potrete andare a vedere cosa hanno fatto questi coglioni in un mondo di Minecraft tutti insieme. E vabbè, andiamo avanti qui adesso. Sì, stavo dicendo, sto lavorando gli ultimi progetti giganti, di alcuni ve ne ho già parlato, dovreste ricordarveli. Altri non ve li ho per niente accennati, in realtà ve li ho accennati tutti quanti. Forse tranne uno che è segreto, però non è gigante questo come progetto. Comunque, perché sto piazzando mezzi blocchi? Solo nessuno lo sa, non voglio essere blasfemo. Andiamo avanti, anche perché. Ok, Professional Builder parte 2. Riscaviamo qui, per fortuna che un po' era già scavato. Ah sì, stavo dicendo tutto ciò. Ho scavato un botto di carbone, ma un botto oltre alla cobblestone, che vabbè l'ho riusata per fare tutti i mattoni vari del genere, tipo genere vario. Ho scavato per me tantissime stack di ferro, raga, ho trovato 3-4 stack di ferro. Ma senza volerle, questa è la cosa divertente. Ok, allora io direi di iniziare con il granito. Perfect. Raga, guardate che professional builder che sono. Figa. Una metropolitana del genere non la trovi neanche a Milano, figa. Quindi, ok, in realtà, come rec non è neanche tanto lunga, sinceramente. Intanto Gesù, grazie per essere con noi, sempre, sempre gentile. No, a parte quello, ci ho messo un botto a scavarlo, però per il resto non era tantissimo da fare in video. Comunque, per finirlo, manca mettere i cartelli e fare la mia. Vabbè, la mia la farò off camera perché a questo punto così sfrutto un altro episodio per mostrarvi, visto che ho anche delle cose che non sono interamente da episodio. Ad esempio, il Tempio degli Archi, stavo dicendo. Secondo me non era da episodio, però ero preso indietro perché sto lavorando a un progetto gigantesco che vedrete più avanti, solo i più intelligenti di voi se lo ricorderanno. Stavo dicendo, ah sì, ma io qua ho già gli stick, mi serve la legna e io la legna. I don't have legna, thanks. Anzi, usiamo questa qui. Stavo dicendo che secondo me il tempio dell'arco è vero, è stato, cioè l'ho fatto, mi è venuto bene. Magari devo rendere meno piatta la montagna, perché quello sì, è vero, me l'ha detto anche Nico e c'ha ragione. Cioè avevo già l'idea, però non sapevo cosa farci. Adesso forse ho un'idea. Però, in senso, non voglio fare contenuti video scarsi come quello. È che lì ero preso indietro e volevo assolutamente pubblicarlo. Ora ho capito che, anche se per una volta non pubblico, ho capito che non succede nulla. Però, essendo che manca poco, ci sta, perfect. Essendo che manca poco, voglio assolutamente caricarli tutti ed è quello che proverò a fare. Qui era JC. Sicuramente ve l'ho già messo il cartello, ok. E quindi niente, se usciranno dei video, siccome non manca moltissimo, Games Crash, ok, piuttosto usciranno, li farò uscire in ritardo, ma li farò uscire qui a Frank. Devo scrivere il nome completo? Sì, perché voglio essere professionale. Teocleziano, ok, GG. E quindi nulla. Gesù, grazie per il mio microfono. Che figo, guardate la mia mano! È illuminata. È troppo bella sta cosa. Però detta grazie, bau bau. Allora, voglio, per finire il discorso, voglio fare dei video in cui i progetti non siano piccoli come quello e in cui ci sia un contenuto. In questo video lo so, magari non vi ho mostrato moltissimo, abbiamo comunque fatto qualcosa, ma il progetto è veramente grande. Cioè, io adesso non carico i chunk, però ve l'ho mostrato, è veramente un progetto grande. Perché dovete contare che collega. Allora, ho finito qui, mi dispiace per Frank, ma la torcia serve. Ho messo tutti quanti i cartelli e abbiamo addobbato qui dentro, più o meno. Adesso riprovo a mettermi in Trigger 3 per mostrarvi tutto e spero quindi che vi piaccia il tutto. Ecco, questa è casa di Simone. Dopo ovviamente vi ricordo che ho dovuto mettere tutte le torce di Redstone e non. Questo va a casa di Simone, vedete, che va lì, poi fa il giro. Questo che va a casa di Frank, vedete, va avanti. Caricami i chunk, please. Mo, ho detto carica i chunk, please. Ok, vedete, va molto, ma molto molto in fondo e lì sale. Cioè, capite che scavare una roba del genere ce ne vuole. E io, avendo anche impegni miei scolastici e vita privata, in realtà non ho una vita privata. Sì, ho una vita privata. Andiamo. Perché devo fare queste cose stupide nella mia vita? Semplicemente volevo fare una cosa bella fatta bene e quindi ho aspettato. Magari nel video voi direte: vabbè, ma cos'è che l'ho fatto alla fine? Ho fatto questo. No, questo, ecco. E ho fatto tutto quanto. Quindi ora,
Da qui si potrà raggiungere qualsiasi casa, tranne la mia perché la mia devo ancora farla, però sarà pronta per il prossimo video. Però ovviamente deve esserci un contenuto, quindi cosa facciamo? Andiamo ad uccidere i creeper con il tridente. Sì! Se sapessi usare Sony Vegas avrei fatto una roba strafiga con questo. Sì! Ok. Allora, ok, stavo facendo il coglione come al mio solito. Non morire, devo ucciderti io, vieni qui. Ok, primo colpo ha sbagliato. Ok, quello è morto, pazienza. Guarda come l'ho one shotto. Progresso compiuto, usa il jet, GG. Allora, io però devo guardare una cosa. Crepa! Non è morto, non è morto, non è morto. Ok, però in teoria lo posso migliorare. Dovrebbe esserci impalamento 5. Anzi, ho 52 livelli, andiamo subito a vedere. Cioè, trovo un libro con impalamento 4 e vi vado a provare. Perfetto, impalamento 4. Allora, se vi chiedete questi livelli li ho fatti tra fan di pesca e forse farm di guardiani mentre riparavo il tutto, perché il tridente era quasi finito. Ovviamente ringrazio di nuovo il nabo di turno che mi ha dato sia elytra che tridente. Quando sono morto ho perso tutto. 52 livelli, spero mi bastino, perché il tridente dovrebbe diventare a quel punto perfetto. Impalamento 5, 25 livelli, a faccero cazzo. Eccoci qua. Bene ragazzi, allora spero che il video vi sia piaciuto, lasciate like, iscrivetevi, commentate, lasciatemi dei consigli qui sotto. Perché mi rimane un solo episodio vuoto della Warcraft in cui non so cosa fare. Se volete fare qualcosa di speciale oppure altre serie che vorreste vedere nel mio canale, consigliatemi qui sotto. Ho già un'idea per un nuovo minigioco spoiler. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi, commentate, condividete con gli amici se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella raga, non ci credo, l'ho detto in 10 minuti. We'll be right back.